Bene, il salotto virtuale si allarga. Eh, saluto in ordine. li vedo Lorenzo in alto a destra e Diego in basso. Che sono entrambi Ciao, lavorano te. in Kiratec. Kiratech o Kiratech? esattamente. Kiratech. Kira allora, di... non lo so, vi, vi introduco io. Io qui leggo che Diego è un super appassionato di tecnologia, embedded è Solution Architect. E invece Lorenzo eh, si definisce un nerd. È un fisico. Anzi, ex fisico. Sono, sono stato un fisico, sì. Trapiantato nel mondo DevOps. Esatto. Di che ci parlate oggi? Bisogna... Allora, eh, ci dividiamo il talk in due. Parto io e do un'introduzione di Istio come strumento di service mesh e eh, alcune caratteristiche che può fornire. E poi Lorenzo, che dei due è quello più bravo, farà un affondo un po' più tecnico su una demo vera e propria. Per mostrare che effettivamente funziona quello che stavamo dicendo nella prima metà, ci siamo organizzati in questo modo. Ottimo, allora alzate il volume e buona visione. Ciao a tutti, sono Diego Braga e all'interno di Kiratec ricopro il ruolo di Solution Architect. E oggi, insieme al collega Lorenzo Pistone, vi parleremo di come sfruttare il service mesh in particolare Istio, per rafforzare i meccanismi di security, in particolar modo sul meccanismo di autenticazione e autorizzazione. Siamo molto contenti di far parte del Cloud Native Italy, anche se purtroppo virtuale, e speriamo i prossimi eventi. Che possono tornare a essere fisici e trovarci di nuovo tutti insieme per parlare e discutere degli ultimi temi del nostro ecosistema. Allora andiamo con la presentazione. Mm, qual è il problema? Oggi stiamo discutendo di architetture a eh, microservizi, architetture cloud native, che hanno alcuni problemi che vanno indirizzati. Il primo è capire come i servizi tra di loro parlano e quindi capire chi può parlare con chi, capire come fare in modo che queste comunicazioni siano sicure, capire quanto queste comunicazioni eh, impiegano in, in termini di latenza e dove avvengono queste latenze all'interno della rete e in caso di anomalie o di problemi sulla rete come fare in modo che L'infrastruttura reagisca correttamente e che i client effettuano le richieste ricevano immediatamente un errore invece di continuare a insistere nel ricevere una risposta. La soluzione, come potete immaginare, è il service mesh. La definizione di service mesh è sostanzialmente un layer software defined di network per le applicazioni. È uno strato che si interpone fra l'applicazione e l'infrastruttura e permette di governare la rete. Attraverso policy eh, via code. Quindi ci sono diverse funzionalità messe a disposizione: c'è cioè quella di Service Discovery, Load Balancing, di Encryption, Observability, Traceability e come vi dicevo all'inizio, Autenticazione e Autorizzazione. Giusto per fare un affondo, cosa sono queste varie funzionalità? Il Service Discovery è dare modo ai servizi di eh, raggiungere un altro servizio non appena questo sia attivo, il load balancing è cercare di smistare le richieste al microservizio che in quel momento sta ricevendo meno richieste oppure è meno impegnato a svolgere determinate attività, l'encryption è garantire che il traffico di rete venga criptato e che quindi non sia possibile andare a vedere cosa si sta trasmettendo a livello di rete e l'autenticazione e l'autorizzazione che Sono dei meccanismi che vedremo in seguito. Quest'ultimo punto sul circuit break-up pattern è quello che vi dicevo all'inizio: ovvero fare in modo che quando un qualunque microservizio eh, inizia ad essere più lento nel rispondere per problemi infrastrutturali, per eh, problemi di rete, eccetera, possiamo subito isolarlo e fare in modo che la richiesta d'errore vada restituita al client che ne ha, ne ha fatto appunto la richiesta stessa. Cosa non indirizza il Service Mesh? Non indirizza un, temi, un, non indirizza un tema di API Gateway, ovvero eh, Service Mesh serve il traffico east-west, cioè le comunicazioni fra i microservizi, ma tutto ciò che arriva dall'esterno verso i microservizi è ancora corretto farlo tramite un API Gateway e il tracing, nonostante appunto sia possibile vedere e monitorare le trace, che vengono distribuite fra i vari microservizi tramite il Service mesh e istio eh, una trace che viene generata questa deve essere propagata sempre a livello applicativo o architetturale quindi non possiamo eh, fare leva solo sul Service mesh perché una trace venga propagata tra la catena di chiamate e dei microservizi esistono oggi sul mercato diverse soluzioni di Service mesh eh, in base anche un po' all'architettura cioè quella con Insidecar e quella con l'agente magari a livello di nodo. Eh, della prima tipologia fanno parte dei service Mesh più famosi che sono Istio, Linkerd e Kuma di Kong, mentre gli altri due sono quelli di Traffic Mesh e Consul di Ashicorp. Hanno eh, ambiti diversi. Chi è specializzato solo sul mondo Kubernetes, chi può gestire un service Mesh? sia tra container che tramite macchine virtuali, comunque infrastruttura che non è basata su container e quindi poi la scelta va un po' più rispetto al caso d'uso eh, da analizzare. L'architettura la, col sidecar proxy è interessante, ha, ha i suoi pro e i suoi contro, diciamo che il pro è che si riesce a isolare quella che è la logica di rete dal servizio e dall'esterno però eh, è comunque un solo IP a rispondermi per quell'applicazione quindi da questo punto di vista le giuste astrazioni sono in essere Il, uno dei contro potrebbe essere quello che per ogni pod avrò un sidecar e che quindi se ho tanti pod avrò tanti sidecar che quindi ho una impronta maggiore della mia applicazione se tutti i pod del, della mia applicazione hanno all'interno un sidecar i microservizi devono spingere il poliglottismo, l'eterogeneità, cioè ho un microservizio, ho uno standard e all'interno di questo microservizio posso però implementare la mia logica applicativa con il linguaggio che più mi piace. Posso utilizzare Java, posso utilizzare Go, posso utilizzare Node.js o Python, ho fatto solo alcuni esempi. E questo non deve essere un limite perché il microservizio offre un interfacciamento standard che astrae quello che è la... il linguaggio utilizzato al suo interno. Questa astrazione però eh, deve essere gestita architetturalmente, perché non posso pensare che il service mesh venga gestito tramite librerie applicative. Perché? Perché dovrò avere librerie diverse per ogni tipo di linguaggio. Sono librerie che magari hanno cicli di vita diversi e magari laddove poi io utilizzi una libreria all'interno di un codice applicativo nel momento in cui per qualche motivo la devo aggiornare, allora devo coordinarmi con tutte le applicazioni che hanno all'interno quella libreria per fare in modo che recepisca la versione più aggiornata. Quindi diciamo che tendenzialmente la soluzione è basata su librerie applicative e si cerca di non utilizzarla. Per quanto riguarda poi i meccanismi di autenticazione e autorizzazione, vale un po' la stessa cosa. Giusto per fare un ripasso, l'autenticazione serve a verificare o validare eh, chi sta facendo la richiesta in quel momento mentre l'autorizzazione va a verificare che chi mi sta facendo la richiesta sia effettivamente abilitato a poterla fare Istio ha una soluzione come abbiamo visto eh, molto affermata sul mercato è iniziata tre anni fa e adesso è arrivata la versione 1.7.4 ed è la soluzione di service mesh adottata da per esempio Google e Red Hat ha un'architettura basata su un data plane che è Envoy, che si occupa di gestire il, la rete e il traffico dei pacchetti sulla stessa. Quindi i meccanismi di service discovery, di load balancing, di routing, sono tutti affidati al data plane. Il control plane invece ha, ha come responsabilità tutto il meccanismo di policy e configurazione del data plane. E quindi non va a manipolare quelli che sono i pacchetti lungo la rete, ma ne gestisce le configurazioni a di livello distribuito. Una funzionalità molto interessante di Istio è tramite la componente Citadel eh, generare i certificati e le chiavi per ogni servizio in modo da garantire che eh, ciascuno possa applicare un certificato come sua identity e fare in modo che mh, venga verificato l'autore che eh, arriva a richiedere quel servizio. Citadel può anche fare service discovery dei certificati e può farne la rotation, può avere una sua CA oppure può importarne una dall'esterno. Offre, offre anche meccanismi di observability, eh, possiamo vedere eh, qui una, uno screenshot di Chiali che è lo strumento che permette di vedere un grafo anche del traffico di rete live tra i microservizi, permette di vedere... Eh, lo stato di salute del microservizio permette di vedere se il traffico è, è o no criptato e quali sono le risposte che ogni microservizio dà alle sue chiamate. Sempre tramite ISTI è possibile eh, sfruttare il meccanismo delle Canary Release, ovvero se io voglio portare in produzione una versione aggiornata del mio microservizio ma voglio verificarla prima sul traffico di produzione ma in modo non disruptive, allora posso utilizzare le canary release che non fanno altro che portare in produzione la nuova versione del mio microservizio, ma poi posso fare in modo di pilotare solo una percentuale del traffico di produzione sul, appunto, sul mio nuovo servizio. Quindi o una percentuale del traffico oppure posso utilizzare dei meccanismi basati sull'header della richiesta e fare in modo che solo alcuni client possano accedere alla mia nuova versione. Un altro aspetto interessante che mi piace sottolineare è quello del mirroring. Ovvero la possibilità di copiare quello che è il traffico di rete verso un ambiente parallelo in modalità asincrona. Eh, L'ambiente parallelo che possono essere dei cluster di test, cosiddetto dark production, dove mirrorare questo traffico senza quindi appesantire le performance a livello di rete di produzione e andare a verificare eh, se eventualmente la mia nuova versione di microservizio non genera dei, dei breaking change rispetto a quello che è il mio traffico di rete esistente. Uno degli ultimi aspetti che vorrei vedere con voi è quello della fault injection, cioè eh, gestire programmaticamente i fault all'interno di eh, il proprio sistema distribuito e controllare che la mia architettura eh, cloud native reagisca correttamente di conseguenza. Le performance di Istio vengono verificate ad ogni nuovo rilascio ed oggi, come potete vedere, Uh, ha una sua uh, latenza che è veramente ridotta di circa 2,76 millisecondi al 90 percentile. Per quanto riguarda l'autenticazione e l'autorizzazione, voglio farvi vedere diversi scenari. Allora, mettiamo caso nello scenario 1 sto pensando come gestire la validazione di un token JVT uh, che mi arriva sul, sulla mia applicazione. Posso fare in modo magari di utilizzare delle librerie per fare la validazione del GVT token rispetto a un identity provider presente nella mia azienda. Quindi eh, mi arriva la richiesta, eh, il mio ingress può fare la terminazione TLS e non fa altro che eh, forwardare il token GVT in chiaro ai miei microservizi di backend, i quali tramite una libreria applicativa ne verificano eh, la validità. Qual è il problema? Che il traffico tra l'ingress e il mio sistema di backend non è criptato, quindi chiunque riesca ad averne accesso può assumere l'identità del richiedente. E come vi dicevo prima, ho il problema di mantenere librerie diverse, per esempio, qui una libreria in Go, una libreria in Python che devono essere allineate come versione, come patch management. Proviamo, proviamo a migliorare un po' questo scenario. Un, un secondo scenario potrebbe essere quello di validare il token eh, all'ingress, quindi fare in modo che sia l'ingress a parlare con l'identity provider di turno. E, però, diciamo che non ho risolto il problema del, di criptare il traffico tra l'ingress e il mio microservizio di backend, e eventualmente in una, una catena di chiamate tra microservizi di nuovo non ho il traffico criptato. Quindi per andare a indirizzare il primo tema è che posso in un terzo scenario ipotetico eh, dare all'ingress il ruolo di pass-through del TLS e poi far fare la validazione dei token GVT ai sidecar, come vi ho detto prima. E quindi fare in modo che ciascun sidecar presente all'interno del pod della mia, del mio microservizio sia lui a verificare la validità del token GVT e quindi in questo modo ogni, ciascun singolo microservizio non riceverà una richiesta se il token GVT non è stato validato quindi questo è lo scenario quali sono i pro? che quindi il backend riceve solo le chiamate valide e il traffico di rete è accreditato tra l'ingress e il mio primo sistema di backend quali sono i contro? i contro sono che non ho ancora accreditato il traffico a valle dei microservizi quindi il suo microservizio come quello del payment richiama quello del banking non ho ancora indirizzato il tema dell'encryption tra questi due microservizi la soluzione è il mutual TLS eh, fornito da Istio e quindi questo è lo scenario in cui ho eh, rafforzata la mia security a livello di validazione di token GVT facendo in modo che non sia fatto a livello applicativo e ho criptato tutto il traffico di rete dall'ingress ai miei primi microservizi fino a quelli successivi grazie al Mutual TLS. Per quanto riguarda la parte di autorizzazione, ci sono due modalità, quella basata sull'RBAC di Istio oppure quella basata sugli attributi. E nella demo di Lorenzo, più tardi, vi faremo vedere come eh, utilizzare Open Policy Agent come strumento per scrivere delle policy che quindi basate sugli attributi ottenuti dal token si può andare a decidere se effettivamente il richiedente ha la possibilità o no di fare quella richiesta e questa logica di scrivere una policy con un open policy agent permette anche dal punto di vista di eh, ciclo di vita della policy di legarla a quello che è il ciclo di vita del microservizio e quindi eh, le, lo stesso team che ne ha sviluppato la funzionalità applicativa e anche conoscenza di quali sono i ruoli che eh, il richiedente deve avere per poter fare la richiesta al servizio che è stato creato. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che tutti i concetti siano stati chiari, ma comunque dopo ci sarà una sessione di question and answer e lascio la parola a Lorenzo per eh, proseguire la demo. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Pistone di Kiratech. e adesso vi farò vedere nel pratico alcune cose che vi ha spiegato Diego prima di me. Vi farò vedere in particolare come si può usare la service mesh di Istio per avere un sistema di eh, autenticazione autorizzazio, um, e autorizzazione eh, in modo tale che, non, che si debbano fare minime modifiche del codice applicativo. Um, Sostanzialmente abbiamo un, un cluster Kubernetes in cui io ho installato Istio, versione 1.6.13, un'installazione abbastanza minimale in cui ho inserito un ingress gateway, quindi posso ricevere traffico dall'esterno del mio cluster. Il servizio di esempio che ho installato è httpbin è questo uh, questo servizio permette di fare visualmente un debugging di cosa arriva a un servizio uh, uh, http a partire dalle, dalle, dalle richieste dei client perché ed è molto utile in questo caso perché envoy uh, che è il componente principale di istio lavora molto su sull'aggiunta, la tolta di, di header, l'incapsulazione delle connessioni in, un, in uno stream TLS eccetera eccetera. Ehm, in questa installazione eh, qua, quindi sostanzialmente ho esposto il servizio http bin attraverso ehm, una configurazione gateway di Istio che possiamo vedere. Ok, sostanzialmente vado a dire sull'ingress gateway sta in ascolto sulla, sulla porta 443 per una connessione ingresso HTTPS per questo dominio qua e utilizza, eh, manda al client un, un certificato. Questa connessione viene poi eh, da, da, dal gateway di, 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 di Istio e viene mandata ad HTTP bin. Tramite la mutua autenticazione, come lo so? Questo eh, lo so perché se io vado a vedere eh, gli header che arrivano effettivamente al servizio, vedo che c'è questo qua, che non è un header che io sto mandando. Possiamo verificarlo, ok? Request header, non trovo questo x forward client cert, questo qua è che uh, viene iniettato da Envoy nel momento in cui fa la mutua autenticazione. Infatti vedo, che, uh, vedo il hash del certificato del client, che in questo caso <coughs> è l'Istio Ingress Gateway e questo è invece l'identità um, del, del servizio server. Um, questa cosa è totalmente automatica. HTTP Bin non è a conoscenza del fatto che le connessioni A6 siano, siano, siano criptate. Lui pensa di essere un servizio HTTP. Um, la cosa interessante che possiamo fare in questo momento è aggiungere l'autenticazione: la, la ovvero, io voglio eh, avere un'identità che, che venga garantita, firmata da un, da, da, un, da un provider esterno, in questo caso Google. Tramite, tramite le specifiche, specifiche OpenID open Connect. Il giro di OpenID Connect è sostanzialmente il seguente: e vi posso far vedere un diagramma che spiega sostanzialmente come funziona. Scusate, in realtà ce l'ho in questa finestra qua. ok. Quando l'utente arriva sul mio, sul mio pod, si può fare in modo che venga mandato ad un, ad un sidecar che, contro, che fa un'associazione con un certo Session ID cookie a un JWT token. Se non trova questo JWT-token, questo servizio che si chiama Outservice va a contattare l'identity provider in questo caso in questo caso Google uh, andando su google l'utente si logga e uh, se si logga con successo viene rispedito con un altro redirect di nuovo al mio servizio ad un url particolare che bisogna configurare questo url qua il callback um, in pratica quando quando google rimanderà l'utente indietro sul, su HTTP o meglio sull'out service lo rispedirà a questo indirizzo qua, poi però anche con, um, con dei parametri uh, che contengono sostanzialmente un altro ulteriore tipo di token. Questo ulteriore tipo di token uh, viene utilizzato poi da outservice qua, che ricontatta di nuovo l'identity provider e si fa staccare un JVT token. Il JVT token è un oggetto interessante perché uh, Indica qual è l'identità eh, con cui io sto facendo una certa richiesta, ma è un'identità che io posso valita, validare, nel senso che la, la, il GVT token contiene delle informazioni fra cui chi sono, quando questo token è stato staccato e quando espirerà. È una firma eh, digitale, di conseguenza ovviamente bisognerà andare a eh, configurare la validazione di questa firma. E questa cosa la possiamo fare in una maniera molto semplice con, eh, con Istio. Noi dovremo applicare, facciamo, facciamo per step. Il primo step è che dobbiamo, eh, scusate, dobbiamo applicare queste, queste due risorse qua. La prima risorsa ci dice che eh, nel momento in cui arriva una richiesta di un servizio HTTP, eh, noi vogliamo vedere se c'è un, un token JVT. E questo token JVT deve essere validato nel momento in cui è stato eh, staccato da, da questo issue, in questo, caso, in questo caso Google. Questa cosa qui, nel pratico, all'interno della configurazione in voi, va a creare una lista di una, una, una catena di filtri che mi valida il token. Ehm, fatto questo, poi gli dico anche, ulteriormente con quest'altra custom resource di Istio, gli dico che eh, io voglio. Che eh, una richiesta che arriva senza un'identità un venga, venga rigettata. Quindi proviamo ad applicare questa, queste due risorse. E vediamo che, essendo che io non ho assolutamente messo nessuna forma di eh, autenticazione collegata a Google, la cosa che mi dice è che è rbac access, access denied. Quindi, quello che manca adesso è far fare tutto questo, questo giro, ovvero arriva la richiesta, non è autenticata, mando Google, torno indietro, mi, mi faccio staccare il token e attacco il token poi alle richieste delle, del client. Per fare questa cosa ci appoggiamo a un, a un, a un sistema che si chiama OutService. Non, è, non fa parte del sorgente, il core del sorgente core di Istio ma fa parte di Istio ecosystem quindi una serie di progetti eh, facenti parte della galassia di, di Istio eh, questo eh, sidecar io l'ho attualmente eh, attaccato al servizio HTTP bin possiamo vederlo Uf. ok ok questo servizio sta in ascolto sulla porta 1003 in, sul protocollo GRPC, e adesso bisogna dire a, a Istio, ok, per ogni richiesta che, che arriva, eh, passa prima dall'outservice che fa i suoi controlli e vede se bisogna eh, recuperare questo JWT token. Per dire di fare questa cosa ad Istio bisogna attaccare un altro envoy filter, questo. Okay. Che sostanzialmente mi dice eh, nella catena di filtri che ha a fare con l'autenticazione JVT aggiungimi eh, un passaggio eh, tramite protocollo gRPC eh, in localhost su, su questa porta che dove sta l'out service. Quindi, se applichiamo questa cosa qua, ok. Adesso mi aspetto che lasciandogli un po' di tempo per risvegliarsi. Ok, perfetto. Mi rimanda su Google, io ho tre account, proviamo ad esempio, a collogarsi con il mio personale. Bene, eh, quello che succede è che eh, sono già, già loggato secondo Google, quindi ho, bisogno, ho avuto bisogno di mettere la mia, la mia password. Appare questo header qua, Authorization Bearer. Questo qua è il mio JVT token. Da notare che anche qui quando io eh, faccio una richiesta non sto mandando direttamente il JVT token, ma sto mandando un, uh, un cookie proprio di, uh, del servizio of service che poi andrà nella sua cache interna a tirarmi fuori il JVT token corrispondente. Um, possiamo vedere quali informazioni sono contenute all'interno di questo token. Ok, allora vedo che è stato firmato, che è stato rilasciato da, da Google. La mia identità, il mio id utente secondo Google è questo, questo è quando è stato rilasciato e questo è quando espirerà. E questo è un sistema diciamo base di, 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 di autenticazione. Si può fare una cosa interessante: si può agganciare questo, eh, questa autenticazione al sistema di autorizzazione, ovvero io posso voler dire che un mio certo utente, eh, un mio certo utente può accedere a una certa pagina mentre, mentre altri no. Per, a titolo di esempio, proveremo a fare la seguente cosa: proveremo a fare che per accedere all'endpoint IP, che semplicemente mi fa vedere da dove sta originando la richiesta. Uh, ci possa accedere uh, un certo utente e non un altro cioè solo certi utenti possono accedere a questo endpoint qua uh, per fare questo utilizzeremo delle policy OPA le policy OPA uh, ve le faccio vedere subito um, anche questo viene, viene aggiunto come, come passaggio in GRPC, cioè la connessione arriverà al mio, al, mio, al mio pod però passerà prima dal sidecar di out service e poi dal sidecar di... Di Opa che mi dirà se la connessione è buona oppure se deve essere rigettato con un 403. La, eh, no, è <coughs> è qua. la configurazione di Opa è quindi molto semplice. Eh, se eh, io permetto all'utente di, di passare. Soltanto se non è un URL protetto oppure se è un whitelisted, qua, qua io faccio la decodifica del mio token GVT <coughs> che vado a prendere da header authorization e lo decodifico. È importante notare che io non sto facendo una validazione del mio token, cioè non, va, non verifico la firma digitale. Questo perché in realtà me lo sta, me lo sta già facendo eh, Istio di suo, questo è importante. Da qui poi mi vado semplicemente a prendere il mio codice utente e vado a verificare che eh, sia nella mia lista di, di utenti in whitelist. Questo qua è il mio D dell'utente per lorenzo.pistone che c'è la Ovviamente, anche questo io devo dire tramite voi filter che lo voglio eh, agganciare alle richieste di ingresso. E quindi, facciamo così anzi faccio prima vedere la risorsa che okay, è questa qua che è sostanzialmente identica a quella prima uh, viene inserita una chiamata al, al, al sidecar in ascolto sulla porta 9191 che è il sidecar di Opa ok perfetto e adesso io se uh, rientro qua io qua che sono collegato con l'utente mio personale ecco dopo un po' che si è, è propagato il cambiamento vedo che io qua non posso più passare eh, posso invece aprire un'altra sessione mi chiede di loggarmi e io qua invece eh, riesco ad entrare e quindi sostanzialmente, eh, scusate, sostanzialmente eh, vi ho fatto vedere come eh, gestendo sostanzialmente la configurazione di Istio che eh, agisce sulla configurazione del, dell'envoy proxy eh, io posso ehm, fare tutta una serie di operazioni prima ancora che la mia connessione a, arrivi al mio pod, posso fare una deep inspection di praticamente tutto quello che, che sta arrivando e posso applicare delle policy di autorizzazione e, e autenticazione. Ci sono delle valutazioni da fare nel momento in cui si vuole portare questa cosa in produzione e ne possiamo parlare adesso in live. Ciao! Rieccoci, Diego Lorenzo, un talk molto pratico. Molto denso. La seconda parte è super pratica. Io l'ho seguito molto interessato. Oh, ho visto una. Uh, mi è piaciuto. Ho visto una difficoltà, forse in più, perché, eh, perché, perché l'argomento lo vedo un po' più complicato. Ovvero, parlare di sicurezza: di solito di sicurezza, ma in realtà di security enforcement. Di qualche aspetto di solito è qualcosa su cui è molto difficile convincersi, convincersi se non ci si è scottati prima. Dico bene eh? gli aspetti di security. C'è un filone DevOps, in realtà che si chiama Dev Security Ops che si occupa di questo. Dev DevSecOps o Ruge DevOps. Magari dopo ne dopo riprendiamo un pochettino per vedere come tutto questo si incastra in un contesto più ampio. Ma. Riagganciandomi alla fine del talk, avrei una domanda per ciascuno, poi vedete voi se volete rispondere assieme un po' a testa. Lorenzo, visto se sì, ho capito bene, correggetemi, che è un po' più pratico, mentre Diego si, è, è pratico anche lui. Ma in più si occupa della parte più architetturale. Ho detto bene? Corretto, sì, sì. Quindi magari se, il, il bello di queste esperienze è uh, capire quali sono state le difficoltà nell'arrivare dove siete, per cui magari vi chiederei quali sono state le difficoltà da una parte operative e dall'altra parte anche architetturali, quindi mh, operatività e tattica. Vuoi cominciare tu Diego? Ma, ok, da, dal punto di vista architetturale la difficoltà è stata quella anche un po' di capire quanto rispetto a quello che c'è sulla documentazione è vero, il solito problema, no? Che quindi... la documentazione va molto più lenta rispetto. Esatto, quindi magari dal punto di vista architetturale sappiamo che qualcosa si può fare, poi andiamo a vedere se è vero, e non sempre è così. Quindi, questa è la grossa parte del lavoro. La parte che magari faccio più a livello architetturale è essere sicuro che tutto quello che mh, diciamo si possa fare. E poi Lorenzo è la parte che effettivamente lo, lo rende vero. Infatti. So, so che ha rifatto dieci volte il video su, sulla demo perché è un tema veramente complesso e, ed è stato bravo anche a riassumerlo in, in un quarto d'ora poi non Tra so, altro, ho detto... sì? standing desk se non ho visto male cioè sì. uh, programma in piedi per chi non avesse mai sentito no, questa voce no no no, è sembra che c'è la telecamera molto in basso ah è la telecamera molto in basso, allora scusate mi sembra se non, idea, idea, <ride> non ho idea, non ho idea, non ho idea. No, Comunque però sì, ho volevo... visto molta perizia in quello okay. che faceva Lorenzo, anche addentrando Sia. Volevo, volevo a... aggiungere, che, riguardo alle, alle difficoltà, che effettivamente Istio è, è, una, è una Ferrari, cioè ti fa veramente un sacco di cose e, e non è facile lavorarci perché, perché è un progetto molto dinamico, veramente che va, va avanti molto velocemente, e quindi è molto difficile starci dietro. Ehm, la documentazione, l'osservabilità di tutti i problemi vari che ci sono, sono e quindi sì, diciamo, non è facile, però è, un, è sicuramente un, un ecosistema che sta crescendo molto velocemente e molto bene, direi. Sì, vedo infatti qui dai commenti che qualcuno dice, Andrea dice, eh, documentazione su come cambiare, eh, se, documentazione in generale se ne trova poca. Eh, io non, onestamente, scopro le carte, non conosco, nel senso che conosco di nome il progetto, adesso lo conosco meglio, ho visto il vostro talk, e ehm, io di solito guardo i test. Cioè, se il progetto è testato più che la documentazione, vado a vedermi se ci sono dei test. Che... E, e uso i test come documentazione. Non so se questa cosa si può fare, magari, con, con Istio. Sì, sì, no, no, quello è ben fatto. C'è cioè, un team di sviluppo che fa bene le cose. Ci sono dei meeting pubblici di, in cui decidono la direzione del progetto. Da quel punto di vista, Istio è a regola d'arte. Ok, quindi magari la documentazione è una giornata, però andando a vedersi nel codice i test si può imparare qualcosa. Test. Sì, Fatti è, è sicuramente complesso perché ha una miriade di funzionalità che però bisogna indagarle molto bene, quindi la nostra esperienza si basa anche un po' su, su degli scontri che abbiamo avuto su mh, co come configurare un servizio che potesse funzionare al meglio e in questo talk volevamo appunto dimostrare qual è la complessità e, la, e il numero di funzionalità a disposizione che però bisogna integrarle correttamente nel modo giusto. Certo, c'è una domanda precisa e eh, poi purtroppo ci dobbiamo salutare perché stiamo andando verso la fine del nostro tempo, e, eh, però è interessante perché magari è, è pratica, eh, credo che si parli di pat, mi, mi riferisco a Pasquale che scrive nella chat di YouTube, eh, è possibile applicare le polizie di, di autorizzazione a determinati pat, quindi immagino faccia riferimento al pat http di un servizio. Quindi che so, magari qui io Beh, ho qualcosa che fa, funziona su cui no, è molto fa, facile andare fatto, a matchare le rotte. Non sono, non sono stato chiaro. Eh, qua nel, ho fatto vedere che, eh, non ho, effettivamente, non ho fatto vedere nel video, avevo bloccato, diciamo, messo una whitelist soltanto per il path di slash IP. Anzi, per okay. Okay, E ti ten conto che ad, a, ad Opa arriva sostanzialmente il pacchetto request HTTP, quindi con tutto. Tutto, tu puoi alla fine sbizzarrirti su quello che vuoi fare con, eh, con gli header, con i paths, con eh, l'hostname, eccetera, eccetera. Quindi da quel punto di vista è estremamente flessibile. Io ringrazio Kiratec e voi, ovviamente. Eh, quindi, eh, Grazie a voi. Se Grazie. avete un messaggio per uh, i nostri amici, eh, questo è il momento, altrimenti. Abbi abbiate una... della regia. Di... Abbiate coraggio di provare? Con Istio, sì. Di provare. Esatto, poi divertito. la community vi aiuterà. Io spero. Spero che la community cresca. a me Mi sembra di vedere che sia qualcosa che sta accadendo. Grazie ragazzi e buon proseguimento! Anche buon a lavoro. voi! Grazie a voi, ciao!